Pescara in crisi nera, solo un punto delle ultime tre partite. Domenica contro la Lucchese, ore 14.30, all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Non si potrà sbagliare, in realtà il refrain delle ultime settimane. Auteri ritrova Memusciai dopo aver scontato il turno di squalifica. Il capitano si riprende il posto a centrocampo. Dubbio modulo, la squadra tornerà al 3-4-3, marchio di fabbrica del tecnico siciliano, oppure ancora difesa 4, come è accaduto nelle ultime 5 partite. Di certo Rasi al posto di Nzita, maglia da titolare anche per Rauti e conferma per Zappella. Lucchese in crescita, un solo KO nelle ultime 7 partite sul campo della capolista reggiana. Toscani senza Eclo, squalificato in dubbio, Semprini e Bolzan, torna a disposizione Frigerio. Nel 4-3-1-2 del tecnico Pagliuca, in attacco Belloni, alle spalle di Fedato e Nanni. A centrocampo Minala, ex Bari, Lazio e Salernitana, dovrebbe essere confermato play con Siena la prima partita. Mezzali, Visconti e uno tra Benzaia, ex L'Aquila e Sulmona, e Picchi. In difesa davanti al portiere Coletta, Corsinelli, Bachini, Bellic e Nannini. C'è un ex, si tratta del difensore Dumbravanu, moldavo, classe 2001, che disputò una partita nella primavera biancazzurra nel 2020. Intanto, dopo i tifosi della gradinata adriatica che hanno organizzato un corteo di protesta contro la società, si fanno sentire anche i Pescara Rangers con un comunicato ufficiale. È nostra intenzione ribadire per l'ultima volta la nostra linea di pensiero, si legge in un estratto. Il presidente Daniele Sebastiani deve lasciare la Pescara Calcio a chi la possa amare veramente. Viviamo il Pescara dentro gli stadi, sia in curva sia in trasferta, lasciando ad altri sfilate ed abbonamenti alle televisioni. Questo è il nostro modo di essere, questo è il nostro modo di fare.